Carissimi Ottoliner, buonasera e bentornati al nostro appuntamento con Colonia Italia, il rotocalco di cronache ottoline da un paese in amministrazione controllata. Ieri l'amministratore fallimentare Paolo Gentiloni, con un bel sorriso a 36 denti, ci ha presentato la nuova ingiunzione di pagamento made in Bruxelles. Per il governo dei finto sovranisti, una boccata d'ossigeno. Finalmente potranno accelerare la loro marcia verso il ritorno in grande stile dell'austerity, scaricando la colpa sull'Unione Europea. Un altro splendido assist per la destra-destra sociale a chiacchiere e thatcheriana nei fatti. Bravo, 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 tasci tua! Ma che bravo e brava, ma vaffa! E il bello è che ce la vorrebbero spacciare pure come una sconfitta dei falchi. Come sapete, dopo gli anni di finanze allegre per rispondere alla pandemia, a breve tornerà in vigore il patto di stabilità. E c'è quel patto delirante che ha fissato dei numerini a caso. Non si possono dire parolacce. Che ha fissato dei numerini a caso per il rapporto deficit-PIL e per quello debito-PIL, in nome dei quali è stata giustificata per anni una politica economica senza capo né coda, che ha impedito strutturalmente all'economia di crescere e allo stesso tempo ha giustificato tagli continui al welfare per ricatapultarci nell'Ottocento. Palesemente fallimentare sotto tutti i punti di vista e giustamente odiata da tutta la popolazione, a parte Carlo Calenda e le sue groupies liberal triste che imperversano sul web, la logica demenziale dell'austerity made in EU ultimamente era stata criticata pure dai suoi più acritici e feroci sostenitori, compreso Mario Spread Monti. E così, mano a mano che la sospensione temporanea del patto di stabilità si avvicinava alla sua scadenza, è diventato chiaro pure ai Sassi e addirittura a Paolo Gentiloni che riprendere esattamente da dove ci eravamo lasciati non era fattibile. No, mai consuena. Il migliore sgrassatore al limone. C'era bisogno di un po' di maquillage. Che cazzo hai detto? Ed ecco così che è partita la solita pantomima tra sbirro buono e sbirro cattivo. D'altronde, i volontari per la parte dello sbirro cattivo non mancavano. Lui è Christian Lindner. Da 10 anni è il presidente del peggior partito tedesco dopo i Verdi, il Partito Democratico Liberale. Una specie di Carlo Calenda, appunto, ma che per nostra disgrazia ce l'ha fatta. Dal 2021 è niente po' di meno che il ministro delle finanze della più importante economia dell'Eurozona. Intriso di darwinismo sociale fino al midollo, si è scagliato a testa bassa contro ogni ipotesi di allentamento dei borsoni e ha fatto in modo che tutti se ne accorgessero. Berlino non accetterà proposte di riforma che indeboliscano il patto di stabilità, ha dichiarato. Esponente di spicco del suprematismo economico tedesco e della più becera retorica meritocratica, in questi anni di governo rosso-verde Lindner ha dovuto mettere la sua firma su una lunga serie di misure totalmente invise al suo elettorato, dall'innalzamento del salario minimo al trasporto pubblico a prezzo politico, passando per i recenti aumenti delle buste paga dei dipendenti pubblici. Lindner è il capo di un partito di sinistra, l'ha trollato il numero uno della CSU, Markus Söder. E, per quanto assurdo, non è il solo a pensarlo. Come ricordava stamattina Sebastiano Canetta sul Manifesto, da quando sono al governo, i liberali hanno perso 5 elezioni regionali. L'emorragia di consenso sembra inarrestabile sia nei sondaggi virtuali che nelle urne reali. Recitare la parte dello sbirro cattivo nella pantomima europea per Lindner era l'occasione giusta al momento giusto. La proposta di Lindner era tornare senza se e senza ma ai vecchi parametri di abbattimento del debito, un 1/20 della quota di debito sopra la soglia del 60% ogni anno. Una barzelletta. Il debito pubblico medio dei paesi europei negli ultimi anni di finanza allegra contro gli effetti della pandemia prima e della guerra in Ucraina poi è letteralmente esploso e ormai il club dei paesi sopra quota 100% è decisamente nutrito. Nel caso specifico dell'Italia poi le vecchie regole significherebbero manovre correttive da oltre 4 punti percentuali di PIL l'anno. 80 miliardi. Ovviamente è un'ipotesi del tutto irrealistica, una provocazione, funzionale esclusivamente a far sembrare qualsiasi alternativa, appunto, una sconfitta dei falchi.
che è esattamente quello che è successo. La proposta di riforma del patto di stabilità, infatti, è l'ufficializzazione definitiva che a scegliere la nostra politica economica e fiscale saranno direttamente le istituzioni europee. Invece dei vincoli numerici fissi e completamente realistici della vecchia versione, il nuovo patto prevede che la Commissione, insieme al paese interessato, metta nero su bianco un piano concordato di riduzione del debito. L'unico vincolo numerico che rimane è quello di ridurre il deficit dello 0,5% l'anno fino a che non torna sotto al 3% del PIL. Da questo punto di vista, però, è meno peggio del documento di economia e finanza adottato in tutta autonomia dal governo giusto qualche giorno fa, una specie di manifesto del thatcherismo in salsa meloniana che abbiamo analizzato nel dettaglio in questo video qua. Se Giorgia Meloni conquista i liberal a forza di austerity, l'avevamo intitolato. Ma al thatcherismo non c'è mai fine. La proposta infatti prevede un'altra clausola, e cioè che l'aumento della spesa primaria, al netto quindi della spesa per pagare gli interessi sul debito, cresca meno rispetto alla crescita nominale del PIL. E anche questo in realtà nel DEF c'era già, ma nella manovra di bilancio invece no. Magie del sovranismo in salsa meloniana. Non sono coerenti manco tra i diversi documenti che emanano. Per tenere allineati manovra di bilancio e DEF, il governo sarà inventato quindi questa formuletta: troveremo coperture extra nelle pieghe dei conti. Non contiene niente. Cos'è? Cosa nessun attaccamento alla realtà. Aria fritta. Aria fritta. Aria fritta, sì. Seria. Insomma, fuffa. Ma almeno ci lasciava un po' di ossigeno. Nel caso, come ampiamente prevedibile, quelle coperture extra tra le pieghe dei conti poi non fossero saltate fuori, si sarebbe buttata un po' a tarallucce e vino fino al prossimo DEF. Che è esattamente come dovrebbe funzionare. Con questo patto di stabilità riformato, invece, ai tarallucci e al vino si sostituisce una bella procedura di infrazione e qualche bella multa. E contravveniva più riprese gli articoli 1, 2, 13, 35, 26, 1959, 54 e 11 del codice della strada. Sono 47.500 lire, mi pare. Non mi fa restare, pago subito. Ma il vero nocciolo, come abbiamo anticipato, sta altrove. I piani personalizzati per abbattere il debito, infatti, non promettono niente di buono. O meglio, qualcosa di buono lo promettono anche. Ma pensare che poi lo mantengano potrebbe rivelarsi piuttosto velleitario. L'idea, infatti, è che gli stati membri potranno concordare un percorso di aggiustamento del bilancio più graduale nel caso si impegnino a realizzare una serie di riforme e anche di investimenti conformi alle principali strategie dell'Unione, che in particolare riguardano la transizione ecologica, quella digitale e anche l'aumento della spesa militare. Ma anche se suona bene, potrebbe essere una discreta fregatura. Come ha affermato senza troppi fronzoli l'ex membro del comitato esecutivo della Banca Centrale Lorenzo Binismaghi sul Corriere di oggi, in parole povere, si tratta di un commissariamento della politica di bilancio dei paesi ad alto debito, in particolare dell'Italia. La Commissione, sottolinea infatti Binismaghi, sostiene che con il nuovo sistema vi è una maggiore titolarità politica dei governi nazionali perché gli viene data la facoltà di indicare percorsi pluriennali di risanamento. Il punto è che questi piani dovranno essere coerenti con quelle che hanno definito le traiettorie tecniche fornite dalla Commissione stessa. E se vi pare di aver perso il filo, non vi preoccupate. Cosa siano queste traiettorie, in soldoni, nessuno lo sa. Manco Binismaghi. Non c'è trasparenza sui criteri che verranno usati dalla Commissione per indicare le traiettorie, avrebbe affermato. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Veronica De Romanis, sulla Stampa. La traiettoria, spiega, viene definita sulla base di un'analisi di sostenibilità del debito effettuata dalla Commissione. Ma l'analisi di sostenibilità del debito è una procedura complessa e poco trasparente. Si basa infatti su previsioni a medio-lungo termine di diversi indicatori quali la crescita economica, i tassi di interesse, l'avanzo primario, ma soprattutto sullo stato di realizzazione delle riforme e sul loro impatto sul bilancio dello Stato. Il rischio d'errore in un periodo come quello attuale, caratterizzato da grandi incertezze, è elevato. Ed è evidente che il grado di discrezionalità di giudizio da parte di Bruxelles diventa significativo.
Sinceramente, mi pare un eufemismo. L'establishment tecnocratico euroinomane non ne azzecca una nemmeno per sbaglio. E quello che la De Romanis per educazione chiama rischio di errore elevato in realtà non è altro che volontà di assecondare l'interesse dei capitali più forti, anche a costo di frenare l'economia. L'austerity, d'altronde, questo è. Come ci ha insegnato Clara Mattei, non ha niente a che vedere con gli indicatori economici e la crescita, ma serve a ristabilire la gerarchia tra capitale e lavoro. E anche, aggiungiamo noi, tra capitali più forti e capitali più deboli. Nei mesi scorsi ci siamo occupati più volte della guerra degli incentivi scatenata con la svolta protezionista USA dell'Inflation Reduction Act. La partita allora era stabilire se l'Europa avrebbe reagito con un piano di investimenti finanziati direttamente con debito europeo, oppure si sarebbe limitata a permettere ai paesi economicamente più solidi di farsi la loro politica industriale finanziandola con debito sovrano. Direi che il risultato oggi è chiaro ed è peggio del previsto. Tramite questo giochino, come reagiremo al protezionismo USA, la Germania lo deciderà da sola e tramite la Commissione imporrà ai paesi europei più indebitati di fare solo gli investimenti che meglio si conciliano con i suoi interessi. La Germania deciderà di puntare tutto sulla produzione di pale eoliche? Ed ecco che per magia in Commissione tutti gli investimenti per parchi eolici offshore diventeranno la panacea di tutti i mali. La Germania rinuncerà a sviluppare tecnologia nucleare? Ed ecco che per magia gli investimenti sul nucleare in Commissione diventeranno sprechi inaccettabili. E il tutto senza manco bisogno di fare debito comune. Fai quello che voglio io, ma alle condizioni che ti meriti te, fannullone italiano, pizza, spaghetti, mandolino. Ora, prima che mi diate del complottista, premetto ovviamente la sto tirando per i capelli. Ma così a occhio, chi pensa che concretamente questo giochino possa funzionare molto diversamente da così e che la discrezionalità di Bruxelles, di cui parla anche Binismaghi, non si traduca in buona parte nella capacità delle economie più forti di fare il bello e il cattivo tempo, secondo me è più complottista di me. Che le intenzioni siano delle peggiori, tra l'altro, è dimostrato chiaramente da un semplice fatto. L'Italia, infatti, aveva avanzato una richiesta che è proprio il minimo sindacale per chi non punti esplicitamente al fallimento, escludere gli investimenti del PNRR dalle regole fiscali. Purtroppo, ha dichiarato il curatore fallimentare Gentiloni, non è emerso consenso al riguardo. Se il punto era semplicemente spingere gli stati nazionali a investire davvero nei tre pilastri della politica industriale dell'Unione, scorporare gli investimenti del PNRR così a occhio sarebbe dovuto essere automatico. Come sostiene ancora Binismaghi, in realtà si propone di passare da un sistema di regole flessibili a uno a discrezione stringente di Bruxelles. E tutto dipenderà dalla capacità dei governi di interagire con la Commissione. E non vorrei deludervi, ma mi sa che non siamo messi proprio benissimo. Sul giornale, ad esempio, Marcello Zacchè è carichissimo. Una sfida epocale, senza vittimismi, titola infatti il suo editoriale. Per Zacchè questa impostazione infatti altro non è che un'opportunità. Nella più logora tradizione del vincolo esterno, Zacchè festeggia infatti la spinta che il patto riformato può imprimere a riforme anche impopolari, come quelle su servizi e concorrenza. E cioè costringerci finalmente a regalare il monopolio dei servizi pubblici essenziali alle oligarchie finanziarie. La nuova Europa delle colombe finalmente potrà riuscire laddove anche San Mario Pio da Goldman Sachs aveva sbattuto il muso. Tra i sostenitori del governo dei finto sovranisti però c'è anche chi si lamenta. Peccato che sia per il motivo sbagliato. La sinistra europea frena il taglio delle tasse, titola Libero. Che la sinistra la infila random in qualsiasi cosa non gli torni. Un Sallusti decisamente adirato infatti spiega nell'editoriale come questa Europa a trazione di sinistra con questo patto riformato impedisca alla destra reganiana de Noantri di portare avanti la sua controrivoluzione fiscale
che mira a mettere fine una volta per tutte al principio costituzionale della progressività. Insomma, vista dal baratro dell'Italia fascio liberista, sembra quasi che Bruxelles e Berlino abbiano fatto anche cose buone. D'altronde è la nostra condanna. La classe dirigente italiana, ancora una volta, non è in grado di offrirci altro che la scelta tra due forme di amministrazione coloniale. Saremo pure naif, ma continuiamo a preferire l'idea di una patria sovrana e socialista. E anche a provare a creare il primo media in Italia che lo sostiene apertamente. Per farlo però abbiamo bisogno del tuo sostegno. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Paolo Gentiloni. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.